Ciao a tutti Marvel fans, per prepararci a Black Panther Wakanda Forever, oggi riassumeremo brevemente la storia del personaggio e del regno del Wakanda nell'MCU. Il primo riferimento sul Wakanda, anche se velato, lo abbiamo in Iron Man 2. Mentre Tony e Fury parlano è presente uno schermo, sul quale vengono evidenziati dei luoghi su una mappa geografica. Questo è il Wakanda, mentre questo mi piace pensare che sia proprio Atlantide. Andando avanti, in Avengers Age of Ultron, i Vendicatori indagando su Ultron si imbattono in Ulysses Klaue, un mercenario che vende a Ultron il Vibranio, il potente e segreto metallo sul quale i Wakandiani hanno fondato la loro civiltà. Questo personaggio lo ritroveremo poi come villain secondario in Black Panther. Proseguiamo per arrivare agli eventi di Captain America Civil War, in cui fa il suo debutto T'Challa, principe ed erede al trono del Wakanda nonché Black Panther, interpretato da Chadwick Boseman. A causa di un attentato, T'Challa perde il padre e, pensando che il colpevole fosse il soldato d'inverno, si unisce alla fazione di Tony per combattere contro la squadra di Cap. In seguito collaborerà per fermare Zemo e aiuterà Bucky facendolo ibernare in Wakanda. Nel 2018 arriva nelle sale il film da solista su Black Panther, nel quale veniamo introdotti nel regno del Wakanda, scoprendo tutta la sua storia. T'Challa e suo cugino Killmonger nel corso del film combatteranno per il trono e per il potere della Pantera Nera. Questo scontro porterà alla morte di Killmonger e all'apertura del Wakanda verso il resto del mondo. In Avengers Infinity War il Wakanda è fondamentale nello scontro contro Thanos, infatti si trasforma in un teatro di guerra tra gli Avengers e le truppe del Titano Pazzo. Nonostante tutti gli sforzi, Thanos riuscirà a vincere, dimezzando l'intera popolazione dell'universo, compreso Black Panther. In seguito, in Avengers Endgame, dopo lo schiocco di Hulk, Black Panther e tutto il Wakanda prendono parte all'epico scontro finale contro Thanos, ovviamente vincendo. Apriamo una parentesi multiversale dove in What If ci viene raccontata una versione alternativa di T'Challa, la quale viene rapita dai Ravagers e diventa Star-Lord. Lo stesso T'Challa riesce addirittura a rendere buono Thanos facendogli cambiare ideali. Lo stesso personaggio verrà poi scelto dall'Osservatore per prendere parte ai Guardiani del Multiverso per sconfiggere la versione più pazza e cattiva di Ultron. Questa è stata l'ultima volta che Chadwick Boseman ha interpretato il personaggio prima di lasciarci prematuramente, ma sta per arrivare Black Panther Wakanda Forever, il quale sarà un grande omaggio verso Chadwick, che porterà avanti quello che lui ci ha lasciato. Nel frattempo fatemi sapere cosa vi aspettate di vedere nel secondo capitolo della Pantera Nera qui sotto nei commenti. Io vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Friday, fammi un favore, attiva protocollo e iscriviti al canale. Attivate la campanella così da rimanere aggiornati sui nuovi contenuti del canale e non dimenticate di iscrivervi.